3.000 anni fa, nell'Italia centrale, si sviluppa la cultura villanoviana, considerata ormai antesignana di quella etrusca. All'uso del bronzo si affianca l'impiego del ferro per la produzione di utensili ed armi. Villaggi costruiti su alture di media entità caratterizzano il paesaggio. La società è complessa e la specializzazione nelle attività produttive è sempre più definita. La maggior parte delle ricerche archeologiche ha interessato i sepolcreti. Il rito funerario villanoviano prevedeva la cremazione del defunto. Tra gli oggetti di corredo deposti nella sepoltura spiccano le armi. Probabilmente, durante l'età del ferro, soltanto una ristretta cerchia di persone era in grado di procurarsi un armamento completo in metallo, spesso costituito da un elmo, una protezione per il torace, un ampio scudo, lancia, ascia o spada ed un pugnale. Alcune raffigurazioni testimoniano anche l'esistenza di guerrieri a cavallo, ma anche in questo caso si trattava di un lusso, accessibile a qualche capo esponente della classe dominante del villaggio. Nell'età villanoviana, quindi, non si ha un vero e proprio esercito, ma pochi uomini muniti di armi costose. Lo scontro, quindi, doveva risolversi in duelli tra personaggi di alto rango, analogamente a quanto viene descritto da Omero.